Uni 10, 21, Lo faceva più dopo. secondo me anche con dei carichi molto inferiori a Mennea, però arrivando a quei livelli lì non potevano fare lo step come Mennea, allenarsi come Mennea, perché non sarebbero, non riuscivano a sopportare Non quei aveva carichi. la base. Ecco, ci voleva un po' di tempo, un po' di anni. Sì, ecco, io mi piacerebbe parlare, ma non è, mi sembra, la sede delle Sì, metodologie dal punto di vista scientifico. però era bello ricordare quando mi parlavano di lui, eppure Certo, allora, sentirlo io ho adesso. conosciuto Mennea a Binasco, è venuto a parlare ai ragazzini, dico l'impressione umana che ho avuto, è passata da una persona molto umile e molto simpatica, introverso, incazzoso, con un forte senso della rivalsa, della giustizia, uno che sembrava sempre teso, che si tratteneva dal dire le cose che voleva dire, no? Lo vediamo anche quando parla quando parla di Bolt, è lì che si tiene, secondo me. Adesso ci starà guardando. E in questa occasione aveva parlato, aveva esaltato lo sport come via del miglioramento, che l'ha aiutato anche dopo, nella vita di tutti i giorni, di non arrendersi mai, anche quando ti sembra tutto ti va contro. Perché comunque il lavoro, la fatica, l'impegno è l'unica strada. Il resto sono tutte cose che possono durare anche 100 anni, ma che poi scompaiono come diciamo, un esempio elegante come una bola di sapone, con un esempio un po' più, diciamo, legato agli esempi danteschi del Girolamo come dei peti, insomma. Ecco, cioè, Pietro Mennea è un uomo normale, questo che ti emoziona. Fisicamente sono quattro ossa. Vedere i calciatori di oggi, che come dice Pincolini, che è stato l'allenatore di Sacca, è stato un allenatore di 400H molto, molto bravo, che gli hanno chiesto perché questi calciatori mettono tutti questi muscoli. E lui ha risposto per metterci sui tatuaggi. Perché non servono a niente nel calcio, non servono forse niente, cioè vengono fuori perché sai, basta che poi se tu, basta, è chiaro che ti gonfi come un cinghiale. Un'altra cosa, io l'ho visto poi a Firenze, in un pranzo, in una cena, che, mi ricordo, credo sia Firenze, in una cena dopo un meeting, me ne era lì con il tovagliolino, sapete quanto si mette il tovagliolino all'antica? E non lo cagava nessuno, cioè, e io ho detto, cazzo, Pietro Mennea, per me, cioè, ero emozionato, ma ero tutto, io, Daniele, Daniele, c'è Pietro, cioè, ma tanto quello è uno scemo, io subito sono corso lì, ho detto, grazie Pietro per tutto quello che ha fatto, non lo so, grazie, grazie, buon appetito, mi raccomando, buona serata. Una persona molto diversa da come l'avevano descritta, assolutamente era inarrivabile quando si allenava, perché lì non voleva cazzi. Cioè lui si allenava, è Concentrato. arrivato a fare il trigiornaliero, cioè tre sedute in una giornata sola, con la moto, ha inventato i sistemi. Poi Vittorio era un allenatore anche lui con un caratteraccio, cioè questo io l'ho sentito trattare male delle ragazze velociste qui alla SNAM San Donato, ma che cazzo